Ciao a tutti cari amici, benvenuti dal vostro Andrea Matematico in questa nuova lezione di matematica finanziaria in cui dovremo calcolare il valore attuale di una rendita con la particolarità che il tasso di interesse cambia. In particolare la rendita in questione è questa, ha una durata di 5 anni, ogni mese si versa una rata di 300 euro posticipata, non c'è scritto però è posticipata, per i primi 2 anni abbiamo un tasso annuo pari al 10% e poi per altri 3 anni abbiamo un tasso annuo nominale convertibile mensilmente del 12%. Il nostro obiettivo è quello di andare a calcolare il valore attuale di questa rendita e dopo vi spiegherò il grafico. Adesso ve lo spiegherò subito, ma prima di partire con l'esercizio ti invito come sempre a scoprire tutti i corsi di matematica finanziaria sul sito andrealmatematico.it. Potrete trovare i 2 blocchi con il corso completo che affronta praticamente quasi tutti gli argomenti della matematica finanziaria assommato all'esercizio con tantissimi esercizi esattamente come questi di ogni categoria e potrete seguire gli stessi esercizi attraverso i mini corsi, concetti base e regimi, operazioni finanziarie a rendite tra cui troverete appunto queste caratteristiche, piani d'ammortamento, criteri di scelta di progetti, matematica attuariale, oltre che la struttura prezzo di azione e obbligazione e struttura dei tassi di interesse. Veramente incredibile da scoprire tutto sul sito andrealmatematico.it. Adesso andiamo a vedere come si svolge questo esercizio. Ovviamente la rendita è spaccata in due perché per i primi 2 anni vale un tasso annuo del 10%, per i successivi 2, i 3, vale un tasso annuo nominale convertibile mensilmente. Siccome però le rate sono annue, dobbiamo andare a cercare di riscrivere questi 2 tassi di interesse su base mensile. Partiamo ad esempio dal tasso che vige nel primo periodo, quindi I, che è il 10% annuo. Per poter convertire il tasso mensile dobbiamo usare la formula, quindi di conversione del tasso ovviamente nel regime composto. Quindi i 12 sarà uguale ad 1 più i elevato alla 1/12 meno 1, quindi in questo caso sarà 1,10 alla 1/12 meno 1 e come risultato avremo 0,00797414. Andiamo a scriverlo anche qua, quindi il tasso che usiamo qua dentro, il tasso mensile, è appunto 0,00797414, un tasso gigantesco. Per quanto riguarda invece il secondo periodo, quindi quello che va dal tempo 2 al tempo 5, abbiamo un tasso annuo nominale convertibile mensilmente, quindi è un J12 che è pari al 12%. Ovviamente per poter convertire questo tasso in maniera mensile è veramente molto semplice, perché ci basta semplicemente dividerlo per 12. Quindi sul secondo periodo il tasso effettivo su base mensile è semplicemente il 12% diviso 2, quindi l'1%. Io adesso qui non metto l'indice perché ormai sappiamo a cosa ci stiamo riferendo. Quindi 0,01. Adesso ovviamente se vogliamo andare a calcolare il valore attuale di questa rendita dobbiamo spaccare comunque in 2 blocchi, cioè qui possiamo tranquillamente usare la formula della posticipata però suddividendo in 2 rendite. La prima rendita di rata 300 con un numero di rate, lo scriviamo qua, N1, che è pari a 24 rate, la seconda rendita invece che sotto cui vige un tasso dell'1%, con una numerosità di rate pari a 60-24, ovvero 36. Allora, quindi usiamo 2 colori diversi per far conto che cosa faremo. Chiaramente se fossero tutte rate diverse dovremmo attualizzarle una a una, ma siccome qui ci sono blocchi di rate posticipate che hanno lo stesso importo, andiamo a prendere quindi le prime 24 rate che andiamo a spostare indietro, ovviamente con l'ha figurato N1, cioè 24 al primo tasso di interesse. Per quanto riguarda invece la seconda rendita, dobbiamo praticamente utilizzare l'ha figurato 36 al secondo tasso di interesse, ovvero l'1%, in questo caso facendo quindi questa formula arriviamo esattamente al tempo di 24 mesi, e poi dovremo fare un processo di attualizzazione sui 2 anni, ovvero sui 24 mesi. Qui nel processo di attualizzazione dei 2 anni possiamo anche decidere di utilizzare il tasso del 10%, visto che comunque è una cifra intera. Allora, a questo punto quindi dobbiamo andare a dire, quindi il nostro valore attuale saranno i 300 euro
che tra l'altro possiamo anche raccogliere, quindi per aperta tonda, quindi sul primo blocco andremo a fare la figurato 24 al primo tasso mensile, quindi 0,00797414, più ovviamente avremo ancora 300 per, ma possiamo tranquillamente raccoglierlo. Qui dobbiamo andare a fare quindi il primo processo di attualizzazione utilizzando l'ha figurato il numero di rate della seconda rendita che sarà pari a 36, il tasso di interesse che è 0,01 e poi andremo ad attualizzare ovviamente questa cosa. Ma quando andiamo ad attualizzare questa cosa dovremo chiaramente entrare nel primo periodo di 24 mesi e di conseguenza dobbiamo utilizzare ancora il primo tasso di interesse, quindi il 10% su base annua o il tasso mensile che è quella cosa lunghissima lì. Qui io prediligo utilizzare per 1,10 alla meno 2 perché tanto qui non dobbiamo adeguare insomma il periodo, anche se avremmo potuto fare per 1,00797414 alla meno 24, è la stessa cosa. Ora a questo punto dobbiamo semplicemente andare a sostituire i valori dell'ha figurato n al tasso i, quindi qui andremo a fare 300 per aperta tonda, linea di frazione, dobbiamo andare a trasformare questa cosa che diventerà 1 meno 1,00797414 alla meno numero di rate, quindi alla meno 24, fratto sempre il tasso di riferimento, quindi 0,00797414 più. Poi andiamo a prendere il secondo ha figurato, che ovviamente qui utilizza un tasso dell'1%, quindi è un pochino più semplice, che sarebbe 1 meno 1,01 alla meno 36 fratto 0,01 per 1,10 elevato alla meno 2. Se andiamo a fare questo conto, e se tutti i calcoli sono corretti, io vi invito chiaramente sempre a controllare i calcoli perché non è detto che può essere chiunque possa sbagliare. Il valore attuale dovrebbe uscire di 13.994,04. Metti un like al video se ti è piaciuto, iscriviti al canale, continua a seguire la playlist Esercizi di matematica finanziaria, ma se vuoi approfondire assolutamente vai sul sito andrealmatematico.it, tantissimi corsi per te, ricordo anche quelli di statistica, di algebra lineare, tantissimi rami di matematica, di finanza e di economia politica. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Thank you.